La rete e le aziende, specialmente le piccole e medie imprese. È un'opportunità enorme che qualcuno ha cominciato a cogliere anche qui in Italia, finalmente, dopo anni che se ne parla, ed è un'opportunità che a questo momento richiede maggiore impegno, maggiore dedizione e soprattutto una maggiore attenzione mentre viene messa a frutto. Dopo un lungo periodo di sperimentazione è arrivato il momento in cui le aziende devono mettere a frutto meglio queste tecnologie per promuovere le loro realtà che sono iperlocali a un livello che non, se non deve essere necessariamente globale, comunque può essere nazionale o addirittura europeo, può trascendere i confini. L'importante è farlo con consapevolezza, imparando a usare questi strumenti come Twitter, come Facebook, in una maniera più matura, lavorando molto bene sull'uso degli hashtag, per esempio, piuttosto che sulla scrittura stessa dei Twitter, per un racconto dell'azienda, per creare uno storytelling della propria attività, della propria cultura, della cultura che sta alle spalle, del luogo da cui si parte, che crei, diciamo così, interesse intorno al prodotto, al brand, e che sia in qualche modo compatibile con quel pubblico con cui si deve andare a interagire. Serve la maturità, finalmente, nell'uso dei social media per la promozione di realtà locali e iperlocali. È arrivato il momento e bisogna cogliere questa opportunità.